Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buongiorno. Oggi parliamo di un problema particolare e molto diffuso. Cosa succede ai lavoratori quando hanno i figli a casa per sospensione dell'attività a scuola o perché in quarantena? Richiamo in modo particolare quanto previsto da un recente decreto legge approvato il 13 marzo 2021, provvedimento 30 del 2021. Ebbene, la legge prevede che i genitori che abbiano figli fino a 16 anni possono chiedere di svolgere la propria attività a casa con modalità agile, cosiddetto smart working, a condizione e per il periodo in cui il figlio è a casa perché c'è la sospensione dell'attività didattica, oppure quando il ragazzo è in quarantena per motivi di Covid. A queste due categorie bisogna aggiungere anche quando i genitori siano, il figlio sia portatore di una disabilità grave. In alternativa alla possibilità di svolgere lavoro agile, c'è la possibilità di chiedere una aspettativa che, se il figlio ha fino a 14 anni, darà diritto ad una indennità da parte dell'INPS pari al 50% della retribuzione normale, a cui va aggiunto comunque il riconoscimento pieno della contribuzione previdenziale. Oppure, se il figlio è tra i 14 e i 16 anni, fino a 16 anni, c'è la possibilità di astenersi dal lavoro, ma senza diritto ad alcuna indennità. Allora, il problema qual è? Il lavoratore ha diritto allo smart working, ma cosa succede se il datore di lavoro ritiene che lo smart working non sia possibile perché l'organizzazione dell'impresa e in modo particolare le mansioni svolte da quel lavoro non consentono lo smart working? Allora, sappiamo che secondo l'impostazione originaria del lavoro agile smart working, l'introduzione dello smart working doveva essere un modello concordato, cioè datori di lavoro e lavoratore dovevano definire in un apposito accordo quanto durava lo smart working, qual era il tempo di lavoro da remoto e qual era il tempo di presenza sul luogo di lavoro in azienda, come erano i meccanismi di fornitura degli impianti, il computer o quant'altro, come erano i meccanismi di collegamento, di scollegamento, fino anche i problemi tipo il calcolo delle ore straordinarie e quant'altro. La vicenda Covid ha travolto questo meccanismo, determinando, su indicazione esplicita del legislatore, un meccanismo in qualche modo non solo favorito, non solo sollecitato, ma in qualche modo addirittura imposto. E allora, in qualche modo, si è determinato un rovesciamento della posizione, nel senso che è il datore di lavoro che gestisce la propria organizzazione di impresa che determina quando si possa o non si possa fare lo smart working, con una conseguenza: la necessità che il lavoratore in qualche modo si adegui,
Cioè, non è che se il datore di lavoro introduce modelli di collegamento a distanza, il lavoratore possa dire io non lo voglio fare. Ma cosa succede all'incontrario? Cioè, quando il lavoratore chiede di fare smart working, addirittura la legge ne riconosce un diritto e il datore di lavoro ritiene che quel lavoro non possa essere svolto con modalità smart working. E in questo caso la soluzione è inevitabile. Il lavoratore potrebbe rivolgersi alla magistratura in tribunale tramite l'assistenza legale di un avvocato, tramite sindacato, patronato o quant'altro, che affidano un servizio legale per chiedere che il giudice accerti il suo diritto e la possibilità in quel caso di svolgere il lavoro da remoto, perché è vero che il datore di lavoro avrebbe diritto a rifiutarsi solo a condizione che il lavoro, la mansione del lavoratore non sia svolgibile da remoto. E sappiamo che esistono mansioni che sono chiaramente svolgibili da remoto, ma anche mansioni che chiaramente non sono svolgibili da remoto, ma esistono tanti incarichi, lavori, mansioni che sono, come dire, sul crinale, nel senso che potrebbero essere svolte sia da remoto che no, o comunque possono essere svolte parzialmente da remoto. No, penso al magazziniere, ad esempio, che ha lavori manuali, fisici, di trasporti, ma anche lavori a computer, di inserimento dati a computer. In questo caso sarebbe onere del datore di lavoro provare che quel tipo di lavoro svolto dal suo dipendente non è svolgibile con modalità da remoto. In caso contrario, l'oratore avrebbe perfettamente diritto. E il problema è che però andare in tribunale, ancorché con una procedura d'urgenza, ancorché di fronte a sedi giudiziarie assai rapide, come ad esempio quella di Milano, ci vogliono comunque qualche settimana. E intanto i ragazzi sono a casa. Cosa fare? Io mi permetto di sconsigliare i lavoratori di, tra virgolette, forzare la mano e di stare direttamente a casa, ma di fare due cose. Primo, esplicitamente comunicare al datore di lavoro la propria disponibilità e interesse a fare lavoro da remoto. Non semplicemente con una telefonata o un WhatsApp, che potrebbe poi essere utilizzato, ma è sempre qualcosa di molto labile. Fare una raccomandata, cioè qualcosa in cui il lavoratore esplicitamente dice: io ho diritto a fare lavoro agile e io chiedo di fare lavoro agile. Prima cosa, quindi mettersi, tra virgolette, a disposizione la propria prestazione. Secondo, fare comunque la domanda di congedo alternativo che abbiamo detto prima, cioè quello sia nel caso della retribuzione sia nel caso della non retribuzione, e proseguire comunque con l'azione giudiziaria per valutare dopo se il lavoratore aveva o non aveva diritto, a condizione che il datore di lavoro, in funzione di quello che il datore di lavoro riesce a provare. E quindi nell'ipotesi in cui il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione a carico del datore di lavoro per il periodo che è stato a casa, ma che non gli è stato consentito di lavorare con modalità agile, oppure in alternativa il magistrato potrebbe anche accertare che effettivamente il rifiuto del datore di lavoro era legittimo, e in questo caso il lavoratore avrebbe comunque diritto all'indennità, a condizione che i figli siano 14 anni, o comunque aveva il diritto di stare in congedo, e quindi nessuna conseguenza si determinerebbe a danno del lavoratore. Forzare la mano, nel senso che rifiutarsi di andare a lavorare, rimanere a casa perché si ha diritto al smart working, sarebbe, in altre parole, una forzatura che potrebbe esporre anche a qualche rischio, a forti rischi anche dal punto di vista disciplinare.
Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it. La voce di tutti. La tua voce.